in Pianeta Salute TG, l'HIV 40 anni dopo rilanciare la lotta alla pandemia dimenticata. 14° congresso dell'Associazione Italiana della Tiroide. Prima TAC intraoperatoria dotata di navigatore del Lazio agli IFO. 82° congresso della Società Italiana di Cardiologia. A livello regionale, la lotta all'HIV-AIDS procede a macchia di leopardo. Traspare infatti, a 2 anni dall'entrata in vigore del Piano Nazionale di Interventi contro HIV e AIDS, che la sua applicazione è caratterizzata da diverse velocità e diverse priorità regionali. È quanto emerge dai risultati del progetto di ricerca APRI-AIDS Plan Regional Implementation, svolto da SDA Bocconi School of Management, con il contributo di Gilead Sciences. Presentato nel corso dell'evento, l'HIV 40 anni dopo, rilanciare la lotta alla pandemia dimenticata, al termine del quale è stato firmato il manifesto per un nuovo impegno delle istituzioni, un patto interistituzionale per l'attuazione di modelli organizzativi di rilevamento epidemiologico e sorveglianza, di prevenzione e di gestione della cronicità, in linea coi tempi, in un'ottica multicanale, senza barriere nell'implementazione sul territorio e senza divari tra regioni. Allora, la giornata di oggi segna un rilancio della lotta all'HIV. È una giornata dedicata alla definizione di un nuovo obiettivo, ancora più ambizioso nella lotta all'HIV, che è quello dei 6,95, ovvero del miglioramento ulteriore rispetto agli obiettivi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si era data dei 4,90 in termini di aumento delle diagnosi, aumento dei trattamenti, aumento del controllo delle viremie e quindi dell'efficacia e della qualità della vita per i pazienti affetti da HIV. La giornata di oggi serve anche a presentare i risultati di uno studio che Gilead ha supportato, che ha marcato proprio questo, il qual è il gap che esiste oggi di implementazione delle strategie che il Piano Nazionale Anti-AIDS aveva definito, e quel gap purtroppo vede ancora una distanza importante rispetto a quegli obiettivi che ci si era dati, in termini soprattutto di implementazione regionale. Bene, oggi si va a discutere proprio di come colmare quel gap, quali saranno i prossimi passi per arrivare ad aumentare proprio il livello di diagnosi, il livello di trattamento e arrivare a avvicinarci a quell'obiettivo di un mondo senza HIV da qui al 2030. Oggi abbiamo presentato in questo evento l'HIV 40 anni dopo, il progetto APRI e in particolare i primi risultati del progetto APRI 2.0. APRI sta per AIDS Plan Regional Implementation. Cosa significa? Siamo andati a guardare qual è il livello di implementazione del piano nazionale AIDS nelle regioni italiane. Abbiamo osservato una serie di azioni e di aree di miglioramento. In particolare è vero che l'HIV oggi è diventata una patologia cronica se trattata, ma bisogna lavorare ancora sull'accesso al test, sulla ricerca di tutta quella parte di sommerso, quindi di pazienti che hanno la patologia ma non sanno di averla. Per fare questo bisogna lavorare in maniera integrata con il territorio, con i medici di medicina generale, con le associazioni pazienti, così che i pazienti possano essere anche presi in carico prima, così da avere una migliore qualità di vita. Questo significa anche che una volta presi in carico bisogna garantire anche un percorso che sia integrato tra tutti gli attori, l'ospedale, il territorio, la prevenzione, i servizi per le dipendenze, così da poter prendere in carico in maniera unitaria il paziente e i diversi soggetti che, se presi in carico, se trattati, hanno una qualità di vita anche comparabile a quelli della popolazione generale. Tante sono le sfide che sono state messe sul tavolo oggi, ma anche tante le opportunità che si pongono per il futuro. Qual è la situazione dell'HIV oggi in Italia? In realtà nel 2020 sembra che ci sia stata una diminuzione del numero dei casi di HIV molto rilevante, ma come probabilmente tutti pensiamo, è stato un effetto del Covid. La nostra attenzione è stata così tanto rivolta alla problematica Covid che non abbiamo più pensato che in realtà l'HIV continua a circolare in Italia e forse qualcuno ha avuto un contatto a rischio. Quindi è importantissimo essere consapevoli che l'HIV esiste ancora in Italia e ogni anno vengono diagnosticate varie migliaia di persone con questa infezione.
Dobbiamo essere consapevoli che si trasmette attraverso dei rapporti sessuali non protetti, magari con persone di cui non conosciamo lo stato di salute o non sappiamo se sono sieropositivi, perché magari neanche loro stessi lo sanno. Cosa dobbiamo fare? Certamente è importante la prevenzione attraverso l'utilizzo del preservativo, se abbiamo rapporti con persone che non conosciamo bene o di cui non conosciamo lo stato per l'HIV. E poi naturalmente andare a fare un test HIV se invece ci siamo esposti ad un rapporto che non avevamo previsto. Il test HIV è gratuito, può essere condotto in molte istituzioni, sia dentro gli ospedali che fuori. Il test è molto semplice, addirittura lo possiamo fare presso i checkpoint, presso i consultori, presso le farmacie, ce lo possiamo comprare e farcelo a casa. Insomma, oggi fare un test non è una cosa difficile e l'HIV può essere trattato. Le terapie sono molto efficaci e se viene preso in tempo, cioè vicino al momento dell'infezione, le aspettative di vita e la qualità della vita sono assolutamente analoghe a chi non ha l'HIV. Quindi facciamo il test e possiamo vivere una sessualità tranquilla e serena con i nostri partner. Come associazioni stiamo lavorando in questo periodo molto con, come terzo settore diciamo, sulla questione dei test rapidi. Sono attività che però non sono implementate, che erano previste nel piano nazionale AIDS. Perché sono importanti i test rapidi? Perché si fanno al di fuori del contesto sanitario, quindi non solo in ospedale, si fanno nelle sedi delle associazioni, nei locali, per strada. È comunque un modo per avvicinare le persone a fare il test e effettivamente funzionano. Solo purtroppo sono attività che già si conoscono da tempo, ma ancora non rientrano in una struttura, come dire, organica a livello statale, per cui comunque ogni regione, ogni associazione si muove con quello che può, con autofinanziamento, mentre ci vorrebbe oggi che cosa? Attraverso anche i fondi che possono arrivare dal PNRR o da altro, comunque un finanziamento organico a questo tipo di attività che effettivamente si è dimostrato negli anni essere molto utile. L'altro aspetto è abbattere comunque lo stigma verso le persone con HIV, che ancora oggi c'è purtroppo. Uno dei temi sicuramente a cui noi teniamo moltissimo è questo concetto rivoluzionario di You equals You, cioè far conoscere il più possibile alla popolazione, ma anche agli addetti ai lavori, il concetto che una persona con HIV in terapia efficace non ha carica rilevabile, non trasmette il virus. Questo è veramente un concetto rivoluzionario che non vuol dire abbassate la guardia, vuol dire invece non abbiate paura, fate il test HIV, che in caso potete comunque sottoporvi a una terapia efficace e vivere comunque come altre persone senza l'HIV. Grazie. Il 14° congresso dell'Associazione Italiana Tiroide si è tenuto a Pisa ed è un importante appuntamento dove ogni anno il confronto fra specialisti fa il punto su temi che riguardano la tiroide, l'organo regista di molti fondamentali processi fisiologici. Gli highlights del congresso hanno riguardato la relazione tra Covid e malattie tiroidee, le nuove prospettive terapeutiche per i tumori maligni, l'importanza di un buon equilibrio tiroideo in gravidanza e la formazione dei giovani ricercatori. Infatti la IT Award quest'anno ha premiato 5 ricercatori under 40 impegnati in altrettanti brillanti progetti di ricerca sulle patologie tiroidee. Ecco alcuni stralci della conferenza di presentazione del congresso. Si stima che in Italia ci siano perlomeno 6 milioni di persone che consapevolmente o inconsapevolmente soffrono di malattie tiroidee. La parte del leone è tradizionalmente, come ovunque nel mondo, la fa l'ipotiroidismo, che è la disfunzione tiroidea più frequente, e insieme a questa la presenza di noduli tiroidei, di cui fortunatamente solo una minoranza sono tumori e la maggior parte dei quali sono assolutamente curabili. Poi esiste una percentuale che è stimata intorno all'1-2% di ipertiroidismi. Questo è un congresso che affronterà a tutto tondo i rapporti non solo tra tiroide delle malattie tiroidee, ma anche e soprattutto i rapporti tra tiroide e altre condizioni morbose. Ovviamente si parlerà dei rapporti con la recente pandemia di Covid, si parlerà dei rapporti con le malattie metaboliche, l'obesità,
ed il diabete, si parlerà di nutrizione, si parlerà di oncologia per i nuovi farmaci che stanno entrando e sono già entrati recentemente in uso per il trattamento dei tumori tiroidei più aggressivi, si parlerà dell'ipotiroidismo nei bambini, si parlerà della gravidanza, quindi in pratica si affronteranno non solo temi specifici dell'endocrinologia, ma anche dei rapporti tra l'endocrinologia e varie branche della medicina interna. L'ipotiroidismo è molto frequente, colpisce circa fino al 10% della popolazione, soprattutto le femmine in età fertile. L'ipotiroidismo riconosce come causa principale la tiroidite di Hashimoto, che è una malattia autoimmune, cioè c'è un difetto nella tolleranza immunitaria per cui il sistema immunitario distrugge poco a poco la tiroide. Diverse conseguenze a livello di tutti gli organi del nostro organismo, determinando una ridotta performance, sin dalle forme più lievi, una ridotta performance fisica e lavorativa, influire su quella che è la funzione cardiovascolare, può determinare un aumento del rischio di malattie cardiovascolari determinando un aumento del colesterolo, alterando la funzione cardiaca e vascolare in generale e favorendo un aumento di peso. Quindi tutto questo, se non riconosciuto l'ipotiroidismo, può avere conseguenze molto importanti anche oltre che sul benessere, anche proprio sulle patologie, le comorbidità del paziente. E come ci si come accorge? Possiamo curare? Come riconoscerlo? Accorge, sì. Oggi fortunatamente abbiamo a disposizione dei mezzi che ci permettono di conoscere anche le forme più lievi e la misurazione di quell'ormone che si chiama TSH, l'ormone tirostimolante. Un suo aumento oltre i livelli normali ci permette di riconoscere la stragrande maggioranza delle forme di ipotiroidismo e di poter intervenire tempestivamente con la cura. La cura si basa sulla somministrazione dell'ormone tale quale a quello che circola normalmente nell'organismo, e quindi la terapia che utilizziamo è una terapia sostitutiva che può essere tarata in maniera molto precisa in ogni persona andando a valutare il parametro principale che viene utilizzato, è il TSH per questo. Allora, l'ipertiroidismo è la faccia opposta della luna dell'ipotiroidismo, quindi la faccia oscura, si manifesta praticamente con anche in questo caso la ridotta performance fisica è proprio dominante, soprattutto nelle forme in cui l'ipertiroidismo è di tipo autoimmune, come nel caso dell'ipotiroidismo, perché in questo caso la ridotta forza muscolare è proprio tra i primi sintomi o il maggior sintomo di cui si lamentano i pazienti, oltre al nervosismo, le palpitazioni, perché anche il cuore è un organo che soffre molto nel corso dell'ipertiroidismo, e i tremori alcune volte ci possono essere, e che quindi anche in questo caso una ridotta performance fisica e mentale è sicuramente presente. Come riconoscerlo? Sempre misurando il TSH. Il TSH è, in questo caso si trova ridotto sotto i livelli di norma, quindi stabilire dei valori per cui uno deve fare autodiagnosi è difficile dirlo, però quando il TSH si trova ai limiti inferiori della norma, in un esame di screening è bene andare dal medico e farlo controllare. Come al contrario, quando troviamo un TSH in un esame di screening, magari fatto in check-up aziendale, eccetera, che superi quello che è il limite superiore della norma. Poi ci sono degli esami di approfondimento che servono ovviamente per capire qual è l'origine e la gravità della condizione, della disfunzione tiroidea, che sicuramente aiutano poi il medico a definire anche il trattamento più opportuno a seconda dell'età, della gravità, eccetera, eccetera. Sono almeno 4 i farmaci che abbiamo già a disposizione da utilizzare a seconda del tipo istologico di tumore che stiamo trattando.
Questi farmaci rappresentano sicuramente un grande vantaggio per questi pazienti. Vorrei precisare che i pazienti che hanno bisogno di questi farmaci sono solo una minoranza, fortunatamente, perché il tumore della tiroide nella maggior parte dei casi è un tumore che si cura con quella che è la terapia tradizionale, con i percorsi terapeutici tradizionali, chirurgia, radioiodio. Una piccola percentuale, un 10-15%, sfugge purtroppo alla cura con questi sistemi. Oggi abbiamo questi farmaci. Questi farmaci che abbiamo a disposizione, che sicuramente sono innovativi e sono importanti, nella pratica clinica però presentano alcune problematiche, soprattutto di effetti collaterali. Sono degli inibitori multichinasici e quindi la nuova frontiera della ricerca in questo senso è l'identificazione di farmaci che invece siano specifici per una alterazione molecolare particolare. Questi farmaci sono già in sperimentazione. Siccome le malattie tiroidee hanno una prevalenza maggiore nelle donne e soprattutto nelle donne in età fertile, quindi è ovvio che molte donne durante la gravidanza soffrono di disfunzioni tiroidee. Anche in questo caso la più frequente è l'ipotiroidismo. L'ipotiroidismo come raccomandazione richiede un incremento della dose sostitutiva di ormone tiroideo durante la gravidanza, che poi deve essere riportata ai valori pregravidanza dopo il parto. Non esistono dei rischi particolari se queste regole di controllo della funzione tiroidea in gravidanza vengono seguite. Più complesso è il problema dell'ipertiroidismo, che richiede sempre di programmare la gravidanza in un'ipertiroidea in maniera tale da farla entrare in gravidanza in condizioni di normale funzione tiroidea. Durante la gravidanza bisogna tenere presente che i farmaci antitiroidei attraversano la placenta e che quindi il trattamento dell'ipertiroidismo in gravidanza è un trattamento che deve tener conto della presenza del feto e quindi deve sempre essere concertato tra l'endocrinologo, il ginecologo e il neonatologo. E proprio questo è il motivo perché nel congresso queste diverse figure professionali verranno tutte coinvolte. Nel 2020, per la prima volta nella sua storia e nella storia dell'Iodine Global Network, l'Italia è stata dichiarata regione autosufficiente, iodo sufficiente, non autosufficiente. E quindi direi che è stato un risultato ottenuto per l'impegno di molte persone, che comincia molto tempo fa, comincia con l'impegno delle fondazioni dell'AIT, comincia col professor Pinchera, comincia con la legge del 2005 sulla disponibilità obbligatoria del sale iodato e continua con l'operazione di monitoraggio e di promozione attuata di conserva dell'Istituto Superiore di Sanità, dalla nostra società e da altre società scientifiche, con un coordinamento che potrei definire tutto sommato esemplare. Il risultato c'è stato. In concreto cosa vuol dire? Vuol dire che la popolazione italiana, monitorando 10 regioni, risulta con apporto iodico sufficiente, come misurato nella popolazione scolare, dall'escrezione di iodio urinario. Il consumo del sale fortificato di iodio ha raggiunto quasi il 70%, e all'ultimo survey, di cui tra l'altro si darà relazione in questo congresso, abbiamo che la prevalenza di gozzo nell'età scolare è scesa ampiamente sotto il 5% in quasi tutte le zone. Questo risultato ci rende orgogliosi, chiaramente, però è obbligatorio continuare l'operazione di monitoraggio della prevalenza del gozzo e dell'escrezione urinaria nel tempo, perché in tutto il mondo si è visto che questo tipo di risultato va consolidato e va controllato. L'attack intraoperatoria associata al sistema di navigazione è un'apparecchiatura estremamente moderna ed efficace. Associa, potete vederla alle mie spalle, una vera TAC ad un sistema di navigazione che consente di adattare e rilevare costantemente durante l'intervento, con opportuni sensori tipo questo, la posizione degli strumenti chirurgici rispetto al paziente che
è appoggiato ovviamente su questo lettino. Questo consente di effettuare interventi estremamente delicati con un'alta precisione, consente di ottenere margini oncologicamente adeguati con il minimo sacrificio di strutture, in modo da minimizzare il danno chirurgico e rendere al massimo efficiente la tecnica ricostruttiva. Un'apparecchiatura di elevata qualità che permette di ottenere delle immagini assolutamente sovrapponibili a quelle che otteniamo in radiologia. Ciò ci permette di utilizzare questa apparecchiatura in sala operatoria sia per i controlli durante l'intervento sia per i controlli che normalmente facciamo in radiologia dopo l'intervento chirurgico. Per cui il paziente completa il suo iter radiologico nella sala operatoria. È una tecnica che permette interventi estremamente precisi, di ridurre la dose al paziente e di ridurre i tempi di intervento chirurgico. È un TAC di ultimissima generazione, ce ne sono solo 5 in tutta Italia, la prima nel Lazio come pubblica amministrazione. È un primo step per una sostituzione del parco tecnologico graduale che prevede l'installazione di apparecchiature di altissimo livello tecnologico, le ultime sul mercato, che sarà possibile realizzare grazie all'intervento del PNRR. Con l'apertura della nuova sezione di anatomia patologica intraoperatoria si è aggiunta una qualità diagnostica alla prestazione del chirurgo, in quanto la collaborazione stretta tra il patologo e il chirurgo permette di evitare tutte quelle problematiche che erano precedentemente presenti, in quanto non c'era la possibilità di avere il campione e condividere sia gli esami preoperatori che la stessa valutazione diagnostica. Questo permette al chirurgo di avere una risposta rapida e precisa, in quanto c'è la possibilità di confrontarsi con il patologo, e al paziente di avere una risposta assolutamente di qualità superiore, in quanto i due specialisti, confrontandosi, riescono a limare quelle piccole problematiche che potevano sorgere lavorando a distanza. È un piacere parlare dell'82esimo congresso della Società Italiana di Cardiologia che poche settimane fa si è svolto a Roma. E siamo stati felicissimi di questo congresso. Questo è stato un congresso fortemente partecipato soprattutto dai giovani. Ci ha anche emozionato ritrovarci in tanti e con tante giovani leve in presenza, dopo aver dovuto rinunciare a questa modalità nello scorso anno per la pandemia, e quindi questo è stato un congresso dal valore simbolico anche importante da un punto di vista della nostra vita di ricercatori, di medici e di scienziati. E peraltro era un congresso largamente atteso, perché tantissime sono le novità in campo cardiovascolare. La cardiologia continua a darci delle formidabili nuove evidenze per ridurre il rischio cardiovascolare legato a malattie importanti che ancora mietono e sono la causa principale di morte e di morbilità nel paese. Parlo soprattutto della cardiopatia ischemica e parlo anche dello scompenso cardiaco. Ecco, se vogliamo dire quali sono stati i motivi dominanti di questo congresso da un punto di vista delle novità che presto si trasferiranno nella pratica clinica, questo è il rischio cardiometabolico, il rischio cardionefrometabolico, la commistione tra diabetologia, cardiologia e nefrologia, che vede oggi, soprattutto con l'avvento dei farmaci per il trattamento del diabete, che si sono rivelati farmaci di grande protezione cardiovascolare, soprattutto per lo scompenso, parlo della classe degli SGLT2 inibitori, che arriveranno ormai fra pochi giorni, o forse già oggi è in pubblicazione il decreto sulla Gazzetta Ufficiale che renderà disponibili ai medici internisti, cardiologi, eccetera, la possibilità di prescrivere questa nuova classe di farmaci ai pazienti con scompenso cardiaco per ridurre la mortalità e le ospedalizzazioni. Questa è una delle più importanti novità che sono state discusse ampiamente in tanti contesti nell'interno del programma dell'82esimo congresso. Ma non è soltanto questo, perché questo congresso ha affrontato il tema del rischio cardiovascolare ischemico, rischio residuo, rischio anche in prevenzione primaria, e soprattutto delle componenti di questo rischio, che sono soprattutto le dislipidemie e l'aggregazione, ovviamente la
le trombosi e il rischio trombotico legato appunto alla coagulabilità e trombogenicità dei pazienti. E anche qui tantissime novità, perché il campo delle dislipidemie, per il quale la Società Italiana di Cardiologia è uscita con un libro che riassume le più importanti nuove evidenze relative alle nuove classi di farmaci distribuito proprio in occasione del congresso, è una formidabile anche qui contesto di innovazioni di farmaci che sono i farmaci biologici in grande ormai che sostituiranno nel prossimo futuro, saranno non sostituiranno ma certamente diventeranno parte essenziale della terapia delle dislipidemie, quelli che abbiamo, gli anticorpi anti-PCSK9, quelli che arriveranno, i silenziatori genici come l'inclisiran e altre classi di farmaci. E poi c'è anche il contesto molto, molto presente nel programma del congresso delle malattie rare, che non dobbiamo dimenticare, delle malattie d'accumulo, dell'amiloidosi in particolare, finalmente una malattia che è entrata, sta entrando nella mente dei cardiologi, che sempre più sanno diagnosticarla e sanno e tra poco potranno anche personalmente curarla con i farmaci che oggi abbiamo a disposizione. Per non parlare poi di tutte le novità nel campo dell'interventistica cardiovascolare, sia per la malattia ischemica sia per le cardiopatie strutturali, a partire dalla stenosi aortica, ma non solo, a partire anche dalla valvola, dal tricuspide e quant'altro oggi la cardiologia strutturale ci mette a disposizione. Quindi davvero un congresso fervido, pieno di novità, perché è la cardiologia che fortunatamente è una branca in continua rapida evoluzione che offre ogni anno tante nuove opportunità che spetta a noi poi tradurre nella pratica clinica. Quindi grazie a tutti per aver dato attenzione a questo evento così importante della cardiologia italiana.